Nello storico locale Perrua di Biella, che oggi ci ospita per questa intervista, incontriamo il signor Rino Cavagna e insieme a lui conosciamo l'associazione Angeli in Moto. Innanzitutto, quando siete nati, Angelo, e chi siete? Siamo gli Angeli in Moto, un'associazione di volontariato ODV nata a Roma nel 2015 dal desiderio della nostra attuale presidente Maria Sara Felice Angeli, che oggi conta quasi 600 iscritti in tutta Italia su circa 30 province. A livello locale noi nasciamo nel 2020 all'inizio del lockdown, in quanto c'era la necessità di trasportare farmaci e beni alimentari a persone impossibilitate sia per il lockdown sia per la loro capacità motoria di raggiungere i posti per reperire questi materiali. E quindi la domanda successiva è quali sono le vostre finalità? Nostre finalità sono che ci occupiamo di distribuire a domicilio farmaci beni di prima necessità, sanitari, ritiro piani terapeutici e svolgiamo staffette farmaci salvavita provenienti da altre province, da altre regioni, in collaborazione con le sezioni a noi vicini. Quindi, quali sono i vostri progetti che avete in campo? I progetti che abbiamo in campo, il più emblematico che abbiamo in questo momento, si chiama Caschi Rossi, è un progetto di sensibilizzazione alla violenza di genere. Un casco rosso che è partito il 4 marzo da Bari, girando tutte le sedi di Angeli Moto in Italia, raggiungerà il 25 novembre Roma in occasione della Festa della Donna. E chi volesse far parte del vostro sodalizio, della vostra associazione, come può contattarvi? Per far parte del nostro sodalizio potete contattare Rino Cavagna al numero 348-233-4434 oppure la segretaria di sezione Alessandra Mancini 348-58-35-498 o attraverso il nostro sito volontariato@angeliinmoto.it. Bene, ringraziamo il signor Rino Cavagna e a voi tutti buona giornata.